che si fuori asse. Bene qui, ecco questi sono i carri. C'è la foto. Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere qua a una nuova proiezione di Venezia Classici. Ci sono come sempre tanti intrecci con i film della selezione e il primo intreccio di Tiro al piccione è il film che state per vedere, L'esordio di Giuliano Montaldo, e che è stato presentato nel 1961 nella sezione informativa, dove c'erano anche il posto di Ermanno Olmi e Accattone di Pierpaolo Pasolini, quindi diciamo che quell'anno la mostra era particolarmente ricca di scoperte. E invito a raggiungermi sul palco il presidente di Istituto Luce Cinecittà, Roberto Cicutto, il presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia Cineteca Nazionale, Felice Laudadio, e infine, con un grande applauso, Giuliano Montaldo. Il pubblico era abbastanza caldo, ma la critica no. E allora ho scoperto che il piccione ero io, perché mi hanno tirato parecchio. Io spero che il tempo passato, io non ho mai visto più il film, non l'ho mai dal 61, ma lo vedo forse stasera se non mi prende un coccolone mentre sono là seduto. Però è stata molto faticosa e dura questa ritornare a normalità. Io ho fatto il regista con dei grandi autori, Pontecorvo, Petri, Rizzani. Mi sentivo pronto ad affrontare l'esordio mio. Un produttore mi ha proposto questo libro da leggere, era la storia, lo vedete, di un ragazzo che sbaglia strada. Ma però di ragazzi che sbaglia strada ne abbiamo conosciuti molti, e purtroppo ne conosciamo ancora. Io vi dico solo, abbiate pazienza e speriamo che non siate cattivi con me. Il solito grande attore, in fondo ha debuttato come attore ma non ha mai smesso, ha continuato a fare film anche come attore quando non è vero, ha vinto anche il Davide come miglior attore per il film di Francesco Bruni 2 anni fa, e quindi ballerino. Quando abbiamo, come ha saputo che avremmo fatto il restauro di Tiro al piccione? No. In occasione del suo compleanno non sapevamo che cosa regalargli, e nel febbraio scorso gli dicevamo: senti, cosa ne pensi se il regalo che ti daremo più avanti, non sapevamo naturalmente che sarebbe stato presentato allora, almeno qui a Venezia, e se facessimo il restauro di Tiro al piccione? Ha cominciato a fare un numero, ha cominciato a ballare, e c'era tantissima gente alla Casa del Cinema dove l'abbiamo appunto annunciato. Con Roberto abbiamo trovato immediatamente l'intesa per correre, perché bisognava, le condizioni dei materiali non erano granché. La Cineteca Nazionale, con la sua direttrice Daniela Currò e con l'aiuto dei suoi collaboratori, in particolare Sergio Bruno, e hanno lavorato come matti. Il materiale era in condizioni... Vabbè, d'altra parte i film che venivano trattati male dalla critica venivano anche buttati, probabilmente, non si sa mai, non era considerato il capolavoro, ed è invece un capolavoro, è un film, è un grande film. Oggi qualcuno ha scritto, pensa, un giornale di destra ti ha fatto un inno straordinario, io non ci credevo,
Sì, ha scritto, è un film terso, limpido, coraggioso, ma la tua cifra di autore è il coraggio. Pensate a Sacche Vanzetti, restaurato 2 anni fa proprio da Luce Cinecittà. Ce l'hai lì. A me veramente lui ha detto bel regalo con i soldi pubblici. Quindi siamo ancora in debito. E naturalmente aggiungerei ai tuoi bravissimi collaboratori la conservatrice Pasquale Cozzupoli, perché poi il restauro l'abbiamo fatto nel laboratorio di Luce Cinecittà, una nostra collaboratrice. Pasquale, scusa, cosa ho detto io? Pasquale Cozzupoli. E vi ricordo anche che l'anno scorso noi, che abbiamo cominciato diciamo prima come cugini, poi fratelli, ora veramente gemelli in questi nostri ruoli pubblici, abbiamo vinto il Leone d'Oro per il miglior restauro con il film La Notte di San Lorenzo. Costanza Quattriglio se può pure rivince, non è detto che l'anno dopo non possono essere gli stessi che vincono. Mi lega Giuliano, oltre alla stima e all'amicizia, un pezzetto di storia personale meravigliosa, come mi lega un altro autore che è stato citato, Olmi. Con Olmi ho vinto un Leone d'Oro, ma tu mi hai fatto fare la prima comparsa della mia vita in Sacco e Vanzetti. Bocca al lupo e che il piccione voli alto. Grazie. Grazie. Bravo, bravo. Grazie a tutti. Capirà che la patria è dall'altra parte, noi lo accoglieremo sempre, vero? Sì. I partigiani dicevano, fino all'ultimo minuto, lascia con noi e ti salvi. Certo, sempre l'hanno detto. Certo. Ciao, grazie, ciao, ciao. È stato un grande piacere rivedere il film. Più bello di come lo ricordavo. Più bello. Io non ricordavo quasi più niente. Ciao, allora, ciao. A presto.